col presidente Rino Spedicato, una giornata di sole molto bella qui a Messeria Canali per l'incontro di tutte le associazioni che si riconoscono nel volontariato, volontariato che è alla base per poter riprendere il percorso. Sì, innanzitutto questo meeting del volontariato è un meeting che si inserisce comunque in un percorso che svolge il Centro Servizi al Volontariato della provincia di Brindisi. È il momento più importante nell'anno associativo del CSV. È quel momento che ci porta a confrontarci con la base associativa, con le associazioni, i volontari, per poter svolgere insieme poi il programma dell'anno successivo, il programma 2015. Che sarà illustrato quest'oggi? No, ora stanno già lavorando i volontari su quello che sarà il programma del 2015. Ci sono delle novità nel programma del 2015? Verranno fuori proprio dai laboratori che sono in corso, quindi poi attendiamo la restituzione in plenaria dei laboratori e lì che poi saranno presentate almeno le linee guida per la programmazione 2015. È anche una esperienza di democrazia partecipativa. L'ideale della piramide rovesciata, noi la stiamo sperimentando nel nostro piccolo. Il CSV Poiesis dice alle associazioni, ai volontari, programmiamo insieme le attività di cui si ha bisogno sul territorio, di cui il volontariato ha bisogno per poter svolgere la sua mission. E questa società ha estremo bisogno del volontariato. Sì, ha bisogno senz'altro di quella che noi chiamiamo la spinta del cuore, un volontariato che possa anche fare delle scelte di campo, scelte di campo in termini proprio di schieramento. Ai volontari viene chiesto oggi, proprio per la complessità sociale che stiamo vivendo, viene chiesto proprio di schierarsi, ma schierarsi a favore di chi? Schierarsi a favore dei più poveri, dei più deboli, schierarsi a favore della legalità, della cultura della legalità. Ed ecco perché ci troviamo anche qui a Masseria Canali. È un luogo simbolico, è un luogo nel quale il volontariato vuole dire che è fondamentale lavorare per la promozione della cultura della legalità, e senz'altro il volontariato e la legalità camminano insieme. Lisi, già presidente del comitato, è in pratica l'organizzatore di questa bellissima giornata. Sì, no, l'organizzatore è stato il CSV e il presidente mi ha chiesto di ideare un po' il format della giornata, nella quale abbiamo voluto unire il lavoro di gruppo che normalmente avevamo fatto con gli altri meeting a Fasano Francavilla, dei volontari per programmare la prossima annualità, con una riflessione sia tecnica nel pomeriggio che giuridico-politica sul nuovo disegno di legge, con le due tavole rotonde del pomeriggio. Quindi far conoscere il volontariato ad altri soggetti, privato sociale, pubblico innovativo, altre istituzioni, e far lavorare i volontari invece la mattina sui loro temi. Sempre importante il volontariato sul nostro territorio, del resto stando qui a Masseria Canali se ne ha proprio la sensazione. Sì, questo è un posto simbolico anche per noi volontari che stiamo accompagnando Libera in tutte le sue attività. È molto importante, in particolare in questo momento di crisi. E c'è bisogno che sia rafforzato, qualificato e promosso, perché deve in qualche modo essere un po' il soggetto che guarda le istituzioni, no? Che in qualche modo le controlla insieme ai cittadini, ma nello stesso tempo che propone soluzioni utilizzabili nell'immediato. I giovani si avvicinano al volontariato, Marco? C'è un po' di difficoltà, c'è una fase di avvicinamento, molti giovani se ne vanno a studiare, sappiamo, e per cui li perdiamo nel momento in cui potrebbero cominciare a dare qualche cosa al volontariato. Noi abbiamo invece un'altra persona all'interno del CSV che si occupa del volontariato giovanile, stiamo facendo grandi sforzi con un progetto nelle scuole in cui facciamo conoscere il volontariato nelle scuole durante tutto l'anno.